Nella notte oramai non dormo più. Quando ho incontrato una ragazza che era sola come me. Aveva il viso di un bambino, aveva tutto e sai perché. Aveva gli occhi dell'amore, verdi come due lacrime d'amore, grandi. Aveva gli occhi dell'amore, verdi, mi innamorai di lei. Tutto il Molise è segreto, profondo. La valle del Biferno è vasta come un altopiano, chiusa dalle montagne, cosparsa di grandi querce. Col Molise e con l'Abruzzo comincia una caratteristica dell'Italia meridionale. La popolazione vive asserragliata nei villaggi, mentre dalle Marche in su è come diluita nelle campagne. Col Molise e con l'Abruzzo siamo anche nel gruppo delle regioni centrali o gravitanti dal sud verso il centro che hanno dato meno dell'occhio all'opinione pubblica e sono state lasciate come in quarantena. Per l'undicesima festa nazionale della montagna erano state prescelte quest'anno tre località. In Toscana, nel Lazio e qui nel Molise, dove la manifestazione si è svolta a Riccia, in provincia di Campobasso. La regione molisana è particolarmente adatta per una festa della montagna, perché il Molise, dalle vette impervie del Matese e delle Mainarde, giù sino al mare, è tutto rincorrersi di monti e di valli, paesaggi ancora tagliati fuori dagli itinerari turistici tradizionali, ma sorprendenti e nuovi ad ogni curva di strada. È un mondo tutto da scoprire. Quanti italiani possono dire di essere stati nel Molise? Eppure in questa terra antica, che fu roccaforte dei Sanniti contro Roma, si respira ancora l'aria incontaminata di altri tempi e la montagna resiste come un simbolo di forza eterna. Il più alto comune d'Italia, Capracotta, a 1400 metri, è su questi monti. Fra abetaie e boschi, e i boschi occupano qui oltre il 16% della superficie produttiva, si incontrano paesini che sembrano usciti da un presepe, mentre strade di recente costruzione consentono già di raggiungere pressoché ogni contrada. Migliorate le attrezzature alberghiere, questa regione potrà quindi divenire una zona di non indifferente attrazione turistica. E ci si sta avviando, superando le difficoltà che sono insite in ogni passaggio, da una forma di economia ad un'altra, nuova e più moderna. Italiani e stranieri potranno così conoscere questa terra nelle sue bellezze naturali, nelle sue tradizioni, nella sua storia, evidente a Sepino, a Pietrabondante, a Larino, dove i resti archeologici dicono che alla primitiva civiltà sannitica si sovrapposero l'etrusca e la romana. Campobasso è dominata dal castello, il Castel Monforte, ottimamente restaurato, che conserva integra l'antica prestanza. E la città si chiama così proprio perché gli sta ai piedi, in basso cioè, ma non in un basso piano come taluni credono, che anzi sorge a circa 700 metri di quota. È un capoluogo dignitoso e pulito e ospitale, dove si può godere di un soggiorno tranquillo e di bellezze che lo sviluppo edilizio notevole nell'ultimo decennio non ha soffocate. Campobasso, come L'Aquila, è una città che si regge sulla burocrazia e gli uffici. Se tu non fossi bella. È una città, Campobasso, animata, moderna, quasi sfarzosa nell'aspetto in confronto alla provincia dove sorge. Vi sopravvive più che altrove la vecchia tradizione liberale umanistica del nostro mezzogiorno. Restano buoni avanzi dell'antico patrimonio artistico che intravedete in queste immagini,
per esempio negli attraenti bassorilievi di influenza orientale, ma la parte maggiore del patrimonio artistico è stata distrutta dai terremoti. Gli automezzi che qui vedete correre sulle strade hanno un significato speciale nell'ancora modesta economia di queste terre. Sono strumenti del sistema dei mercati a sede non fissa, ma circolanti su automezzi da un capoluogo all'altro. Con Termoli siamo già entrati nel Molise. Si accentuano i caratteri orientaleggianti e la cattedrale è il più bello dei monumenti molisani. Questa sera mangia dice della festa da dimane. Le rovine di una città del primo secolo, la Sepino romana, chiamata dai romani Altilia, si stendono tra Campobasso e i confini della Campania. La città sorse al posto di Sepino Sannita, che Roma distrusse. È un luogo solitario, tra i più belli e tra i meno conosciuti d'Italia. Sì, qua è il famoso trattore che così viene intitolato, il Pescolassero di Candela, quindi Candela è provincia di Foggia e Pescasseroli è che provincia di Aquila, dove attraversavano le transumanze, come tuttora questo qui è trattore. Da quanto tempo non passano più le transumanze? E le transumanze è da poco, è questione di una decina d'anni che hanno incominciato a avere dei mezzi, quindi tra trasporti tra le ferrovie e mezzi dei camion. Voi siete stati isolati molto tempo qua? Sì, noi saremmo qua, le prime case sono sorte nel 500 dopo Cristo. Ma i turisti vengono spesso? I turisti ve ne sono una quantità, sono innumerosi. Quindi anche l'altro giorno, è stato giovedì, venerdì, che è stato un gruppo di tedeschi, tutto studiosi, tra uomini e donne. Era un pullman in tutto, erano su per giù una trentina. E questo qui è il muro di cinta, come viene detto, è vero. E questa è la parte, il circolo del teatro, è vero, il passaggio degli spettatori. Questo pulito dove portava? Oh, e queste poi erano le varie entrate delle persone che si recavano alla scena, si recavano. Oh, e qui era, so adesso il nome, la parte del teatro, qui c'è tutta una scalea, l'anfiteatro, oh, e tutte queste case qui sono state costruite poi saltuariamente, è vero, contadini, gli abitanti di allora, eccoli qua. E la maggior parte di queste pietre qui sono tutte pietre ricavate dalla caduta, dall'abbattimento dei monumenti esistenti, eccetera. Hanno questa forma circolare perché appunto la sagoma del teatro. E allora sulle fondazioni, cioè su quella hanno edificato queste casette. Si vede dentro le case qualche resto della parte romana? E soltanto a questa casa si vedono queste arche, si vedono. Ma le altre case non si vede niente. Un gradino solo si vede a quella parte in mezzo alla mandria. È vero che c'è una galleria che parte da quest'arco? Sì, l'hanno detto i nostri nonni, i nostri vecchi, che dice che c'è la galleria che va a Terravecchia. Ma Terravecchia dov'è? Quanto è lontana? È sopra questa montagna, non lo so quanto lontani è. Dicono che c'è un tesoro. Ma se sapesse addosso il tesoro, l'andrei a pigliare. Quelle che avete visto sono forse le più romantiche rovine che il mondo romano ci abbia tramandato. Sono in piena campagna, vi si mescola la vita contadina, le traversa un tratturo, pista delle pecore in transito che già usavano i pastori ai tempi di Roma, ma adesso in abbandono.